Allora, che cosa che stiamo dicendo? Subito qualcuno un po' più svezzato, un po' più avvezzo, dice sì, ma la narrazione viene presa per raccontare questa cosa dagli Vangeli apocrifi. Perché sono i Vangeli apocrifi a raccontare che Maria è intenta a filare quando arriva l'annunciazione e che quella è la sua attività. Ma in realtà questo è semplicemente il riflesso, perché se sono Vangeli apocrifi vengono fatti dopo, mentre, quindi secoli dopo, mentre noi dovremmo vedere le fonti teologiche e soprattutto quelle patristiche, e scopriremmo, poi dopo faccio l'elenco e ve lo faccio vedere, tantissimi autori che parlano di questo fatto, e arriva fino all'innografia, ma poi comunque ne parleremo anche con i salmi, eccoli qua. Allora, noi abbiamo per esempio tutta la patristica, a Ippolito Romano, che insomma è il capostipite di tutti i padri latini e greci, anche se lui scrive in greco, ma insomma è considerato appunto in quanto Ippolito Romano un padre latino, Efrem il Siro, Andrea di Creta, Procolo di Costantinopoli, Giorgio l'Innografo, Germano di Costantinopoli, Teodoro Studita, ma anche altre questioni che vengono raccontate nel trattato di Dionisio di Furna, intorno al X secolo, nel trattato di iconografia, cioè come deve essere rappresentata Maria. Quando si rappresenta l'Annunciazione, Maria deve essere rappresentata come colei che ha a che fare col panno, con il tessuto, con la stoffa. E poi lo troviamo fino all'inno Akathistos, visto che stiamo qui a Grottaferrata. Vabbè, dico che intanto l'inno Akathistos è quell'inno che, lo dice il nome, Akathistos, significa che bisogna stare in piedi per dirlo. È lunghissimo, è bellissimo, c'è tutta la storia della salvezza, a partire dall'Annunciazione fino alla Resurrezione. E al centro ovviamente c'è la figura di Maria. E Maria dialoga con gli angeli, Maria dialoga con l'angelo, Maria dialoga con i fedeli. E allora abbiamo nella tradizione sì orientale, in questo caso stiamo nel XII secolo, a Ustinj, Ustiug, l'annunciazione di Ustiug, non so se lì si vede, ma abbiamo sull'omoforion di Maria, qui è rappresentato Gesù bambino. Maria ha in mano una matassa rossa, di filo rosso, e questo filo lei lo porta fino alla figura e sembra che stia costruendo la figura del bambino, stia intessendo lei la figura del bambino sull'omoforion, sul mantello, mentre l'angelo la annuncia. Che cosa significa questo? Questo è il punto fondamentale di tutti quei padri della Chiesa che avevamo visto prima, e cioè Maria viene raccontata attraverso una metafora, che è una metafora antica, che c'è già nell'Antico Testamento come metafora, ma poi capiamo meglio anche il significato di questa cosa allargando il significato metaforico. Maria dà la seconda natura a Dio, che è a Cristo, che ha la natura divina, la seconda natura che è quella umana. Maria è stata preservata ab eterno, per questo l'altra volta abbiamo fatto l'Immacolata Concezione, in modo da capire un po' meglio l'iconografia dell'Annunciazione stavolta, perché alcune cose sono messe insieme, anzi oggi alcune le riprenderemo da un altro punto di vista. E allora che cosa accade? Dio manda il suo figlio, che ha totale natura divina, a prendere natura umana, ma questa natura umana, cioè questa carne, non gli arriva da chiunque, gli arriva da Maria, che è preservata ab eterno con una stoffa preziosa, è fatta di stoffa preziosa, ecco perché lì è rappresentata come regina, no? È fatta di stoffa preziosa perché quella stoffa preziosa diventi tutta la carne di Cristo. Allora cosa sta dicendo qui questa annunciazione di Ustiug? Che nel momento in cui l'angelo benedice Maria, in alto lo Spirito Santo e il Padre benedicono Maria, Maria è lei che dà la carne a Cristo, cioè quel sì significa che sta tessendo lei
sull'Olomophorion, quindi sul suo tessuto, cioè sul suo mantello, che è già un mantello di grazia, sta tessendo con quello stesso filo dello stesso colore, ecco perché quasi non si vede, no? Rosso su rosso, che è il colore regale, che è il colore del re, sta tessendo il corpo di Cristo. Quindi nel momento in cui c'è l'incarnazione, cioè nel momento in cui Maria rimane incinta, piano piano questo tessuto intesse il corpo, no? Che ricopre, no? Però bisogna stare attenti, perché se uno dice ricopre sembra che è finto, no? No, ma da carne, no? E allora però c'è una questione fondamentale da dire subito, così ce la togliamo. Quando noi leggiamo i Salmi, ad un certo punto troviamo, e non solo i Salmi ma anche qualche profeta, noi ci troviamo di fronte a questo tipo di espressione: in un giorno e una notte hai dissolto la trama e l'ordito della mia vita. Cioè, il richiamo è a quale metafora? Quello che noi già troviamo nelle parche, che però non è che vengono prima dell'Antico Testamento, vengono dopo l'Antico Testamento. Cioè, è uno di quei racconti metaforici che raccontano la vita. La vita è rappresentabile nella trama del tessuto, tra ordito e trama, appunto, e non a caso noi ancora oggi usiamo il termine trama per parlare di racconto, la trama del racconto, perché è quella che sostiene poi il tessuto che passa per l'ordito. Allora, questo che cosa significa? Che nel momento in cui io taglio il filo, io interrompo la tessitura e a quel punto finisce il tessuto. Il tessuto coincide con la vita, le parche tagliano il filo e sei morto. Dio interrompe la vita di quel fedele, che è Davide, che sta dicendo: io sono arrivato alla disperazione perché non ti vedo più, ma come farai senza di me che ti innalzo inni, no? Un morto può innalzare inni a Dio, quindi sta cercando di dire: se mi lasci ancora vivo un altro pochettino io prego ancora per te, che è un atipico atteggiamento poi semitico, ma insomma qui entriamo in discorsi un po' più complicati. Però la metafora è questa, è quella della trama e dell'ordito. Quindi la trama e l'ordito sono di per sé stesso la rappresentazione del tessuto che è la vita. Quindi cos'è quel mantello se non la vita? Che cos'è quel mantello che ha Maria addosso? La grazia che ammanta Maria e che la preserva dal peccato, benissimo, ma è anche la vita che è data a Maria. È la vita impastata di grazia, è la vita particolare che ognuno di noi ha, che è dono perché è legata allo spirito. Allora, il punto fondamentale è che nel momento in cui si parla di stoffa e di fili si sta parlando automaticamente di grazia, di corpo e di vita. Quindi bisogna tenerlo presente questo. Ora, noi andiamo avanti, progrediamo, vediamo, questo è un dipinto del 400 costantinopolitano, l'Annunciazione di Costantinopoli, che è ad Ocrida, e Maria è nel baldacchino regale, è in una stanza, ovviamente con il fondo d'oro, ma qui sappiamo già perché, da altre cose che avete letto da altre parti, ma insomma, e ha in mano sempre la matassa rossa, e fa riferimento sempre costantemente a questa idea della filatrice, o comunque di colei che tesse, della tessitrice. E allora però questo non ci deve stupire, perché noi dobbiamo vedere, queste sono immagini che per esempio vi ho fatto vedere la scorsa volta per quanto riguarda l'Immacolata Concezione, e le vedevamo come rappresentazione iconografica, per esempio, dei significati, no, se ve lo ricordate, del cetriolo. Che cosa ci fa il cetriolo qui? Con ricordo delle cucurbitacee, le cucurbitacee rimandano al vetero Isaia, Isaia parla di tugurium in cucurbitacea, cioè quell'unico capanno che sopravvive nel campo di cocomeri, e quel capanno che sopravvive nel campo di cocomeri nella devastazione è proprio Maria. Ma qui la rappresentazione dell'iconografia non c'è solo attraverso tutti quei frutti e quei fiori che sono lì, e ognuno di quelli richiama e rimanda sempre all'Immacolata Concezione, ma ce l'abbiamo anche per via della stoffa. Ce l'abbiamo per via della stoffa perché abbiamo il manto regale, ma soprattutto abbiamo il paliotto, sul quale peraltro poggia i piedi. Vedete, no? Questo manto qui, questo broccato di seta,
Allora, voi capite che ogni volta che io trovo questi elementi all'interno di un dipinto, devo conoscere l'origine. Cioè, se io non so che c'è quell'origine, perché noi pensiamo che la ricchezza delle icone bizantine è ricca di teologia, mentre i dipinti del 400 e del 500 sono solamente pieni di bellezza e di forma. Perché nel 400 e nel 500 sono tutti atei. Assolutamente non è vero. Purtroppo avete fatto pessime letture, ma non ce posso fare, non è che posso entrare nelle case di ogni singolo e fare questo non si legge. Stessa identica cosa la troviamo nel dipinto qui di lato. Qui non c'è nient'altro che quel vestito che Maria ha addosso. E quel vestito sottolineato in quel modo rimanda costantemente a quell'idea di tessuto prezioso che viene preservato per lei. Quindi voi capite che ogni volta che noi troviamo l'iconografia di Maria, sia sotto forma di Immacolata, sia sotto forma di Annunciata, il tessuto, la stoffa è fondamentale. E allora noi lo ritroviamo anche, per esempio, in tutta una serie, ne ho presa una, delle porte regali. Le porte regali sono quelle, chi è abituato ad andare a messa a Santa Maria, qui all'abbazia di Grottaferrata, sa che c'è l'iconostasi, che le porte sono chiuse e a un certo punto si spalancano e il sacerdote viene fuori, anzi in realtà esce da quella laterale, si spalanca e rientra. Cosa significa che l'annunciazione è rappresentata sulle porte dell'iconostasi? Significa che tra l'angelo che è su uno sportello e Maria che è sull'altro sportello, che peraltro tesse, no, con il suo bravo filo bianco, ma qui poi è tutt'altro discorso che non avremo tempo di fare, comunque come se fosse rosso, al centro emerge Cristo. Cioè l'annunciazione è immediatamente assimilabile alla Eucaristia. Quel tessuto è legato non solo alla preservazione immacolata di Maria, alla incarnazione e all'ammantamento del corpo di Maria che diventa il corpo di Cristo, ma anche alla morte e resurrezione. Tanto che quei padri della Chiesa mettono sempre in relazione annunciazione, morte e risurrezione e parlano di manto. Ad un certo punto Ippolito Romano sottolinea questa cosa: Maria nell'annunciazione porta quel manto e dà corpo a Cristo. Quel manto è quello che è stato dato ad Adamo, ma Adamo lo ha perso e quindi si è dovuto ricoprire i fogli di fico. Quel manto viene ricostituito e donato all'umanità attraverso la crocifissione, morte e risurrezione di Cristo, e quel manto è ritornato, è ridato a tutta l'umanità. Allora, dunque, se la croce è l'altare dove Cristo è sommo sacerdote, sacrificio, cioè agnello sacrificale, e altare, ecco perché le porte regali aprono a che cosa? Al bema dal quale esce l'Eucaristia.